È quasi Natale, è imminente. Omniamantova vi porta all'interno di uno dei presepi più antichi della storia della cristianità e della storia dell'arte, che è conservato nella cattedrale di Mantova, navata destra, tra i primi due altari. È un sarcofago. È bellissimo, per molti è molto inedito e per pochi rappresenta il Natale nella sua forma più sobria, semplice e antichissima. Pensate che questa raffigurazione scolpita nel marmo misura 57 cm per 31, quasi il nulla. È una delle prime della storia della cristianità, del cosiddetto dopo Cristo. Il rilievo è databile insieme al sarcofago più o meno al IV-V secolo, quindi in piena epoca costantiniana, quando appunto l'imperatore Costantino il Grande decise di liberare dalle catacombe i cristiani e proclamare la libertà di questa nuova fede. Sarcofago è una parola derivante dal greco antico e vuol dire la cassa, il sepolcro che contiene un morto, un cadavere, quindi sarcofago. Ed è un sarcofago misterioso. Non se ne conoscono le origini, non se ne conosce l'autore, ma è certo che è a Mantova ed era conservato nella chiesa di Sant'Agnese, dove oggi c'è il Museo Diocesano. E certamente era la tomba di una matrona romana, convertita al cristianesimo. Si trova esattamente in Duomo dal 1830 e vi fu anche una sostituzione di defunti. Oltre alla matrona, arrivò a riposare in questo sepolcro anche uno dei compatroni di Mantova, San Giovanni Bono, che ora è tumulato nel santuario di Santa Maria dei Voti, sempre qui in cattedrale. Raffigurazione antichissima. È un presepe semplificatissimo, che addirittura previene quello di Grecia, di San Francesco d'Assisi, e lì siamo nel 1223, quindi ben dopo. La Madonna, che è raffigurata quasi come una matrona romana, il bambino neonato in fasce strettissime, in una cuna, culla, molto semplificata, appoggiata probabilmente su due pezzi di legno, gli animali, il bue e l'asino, e un pastore, non è San Giuseppe, lo si intuisce dal bastone ricurvo. Molto importante poi questa tettoia, che appunto copre la capanna e stilizza quello che appunto era un recinto. Presepe deriva appunto dal latino recinto, staccionata, e la stella, che non è cometa, ma è una stella ordinaria a sei punte, molto chiara, che è tra la fronte della Vergine e il bambino. Don Stefano Savoia è il direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Mantova. Quindi una rappresentazione del Natale antichissima, ma oggi l'età e l'era del digitale, internet, la rete, che senso ha il presepe? Ma l'era digitale non cancella il nostro bisogno di rimanere ancorati alle radici. In fondo il Natale ci aiuta a ripercorrere la nostra nascita, la concretezza della nostra nascita. E quindi non c'è internet, non c'è web che possa cancellare le nostre radici. E soprattutto in un'epoca in cui tutto si consuma, tutto si condivide e nulla rimane,
ritrovare le radici, una nascita, qualcuno che poggia per terra per la prima volta, è importante, questo non si può cancellare. C'è da dire che in questo proto-cristianesimo, quindi il primo cristianesimo, quello degli albori, degli inizi, la semplicità era un ordine, era un senso. E che significato può avere oggi per la Chiesa questa sobrietà anche di linee, di decisioni, di pose, di speranze? Sì, i primi secoli del cristianesimo sono un grande cantiere, una grande officina dove si condividono esperienze, riflessioni teologiche anche molto profonde, senza però quelle incrostazioni idealistiche, retoriche, che poi prenderanno sopravvento nei secoli successivi. Una rappresentazione come questa è semplice, lineare, però per esempio è scevra da tutti quegli elementi di pauperismo. Per esempio Maria è seduta come una matrona, quindi non è la poveretta stracciona che gira senza niente. Quindi i primi secoli sono riusciti a rappresentare in modo chiaro, esauriente, concreto, una situazione che non è ancora compromessa con quello che viene dopo. La leggenda o la tradizione dei due animali nella Natività non è prevista e non è contenuta nei Vangeli canonici. Quindi nessuno dei quattro Vangeli sono citati, né il bue né l'asinello. La tradizione invece è portata fino a noi come eredità da uno dei Vangeli apocrifi, cioè i Vangeli non riconosciuti canonicamente dalla Chiesa. È il Vangelo dell'infanzia dello pseudo Matteo. Ecco il passaggio, molto interessante. Il terzo giorno dopo la nascita del Signore, Maria uscì dalla grotta ed entrò in una stalla. Mise il bambino nella mangiatoia e il bue e l'asino lo adorarono. Così si adempì ciò che era stato preannunziato dal profeta Isaia, che aveva detto: il bue ha riconosciuto il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone. Infatti questi animali, avendolo in mezzo a loro, lo adoravano senza posa. E così si adempì ciò che era stato preannunziato dal profeta Abacuc, che aveva detto: ti farai conoscere in mezzo a due animali. In quel luogo Giuseppe e Maria rimasero col bambino per 3 giorni. C'è un altro esempio di presepe paleocristiano e sta su un altro sepolcro. Esattamente il sepolcro di Marcus Claudianus, che è conservato al Museo di Palazzo Massimo alle Terme a Roma. E anche quello è del 335-340 d.C., più o meno contemporaneo a questo. Un altro esempio, ma in pittura di natività, il più antico, ed è del III secolo, quindi del 200 d.C., è invece stato scoperto nelle catacombe di Santa Priscilla in Roma. E attenzione, perché un presepe, una donna con un bambino tra le braccia? Perché anche nelle catacombe è segnalata una stella, che non è una stella cometa, è priva infatti di coda. Sarà poi la cometa di Halley, che ogni tanto passa anche sopra le nostre teste, ad essere stata ammirata tra il 2 e il 300, ed è raffigurata anche negli affreschi bizantineggianti che sono sempre qui a Mantova, nel Palazzo della Ragione. L'artista, lo scultore, chissà chi fu, era notevolmente legato alla cultura classica o forse tardo antica, visto che siamo in quei secoli. Ad esempio i vesi di Pali, prefigura delle colonnine sfaccettate con il loro capitello, ma sopra vi è un tetto costituito da fasci di paglia o di erba. Si può vedere la stessa costruzione che viene passata di mano in mano nella storia, ad esempio nella Cappella Bonacolsi, che è nell'avantorre della Torre della Gabbia, sempre qui a Mantova.
a circa 200 metri dalla cattedrale e quei dipinti sono giotteschi. Sul sarcofago ci sono tantissimi segni, non soltanto la nascita, ma addirittura anche la rappresentazione di tutti gli apostoli, probabilmente anche di una donna. Che senso ha su un sepolcro questa raffigurazione? Ma questo ci ricorda la sinodalità della Chiesa, cioè si è Chiesa, si è inviati in missione, probabilmente qui c'era Cristo seduto in trono o in piedi, che invia gli apostoli in missione, invia la Chiesa. E quindi non c'è il singolo battitore libero, c'è la comunità che viene, si sente chiamata e inviata insieme. E la figura femminile, probabilmente, perché vediamo solo le vesti e delle calzature molto raffinate, probabilmente femminile, perché non ci sono i sandali. C'è questa presenza femminile che potrebbe simboleggiare o la madre chiesa, la chiesa nel suo insieme, o la dimensione femminile che oggi va assolutamente rivalutata. Il passaggio dal tardo antico al protocristianesimo, dal paganesimo al cristianesimo, è ben testimoniato da questi altorilievi. Il matrimonio della matrona, la nascita del figlio che porta uno stilo con una tavoletta per incidere la cera, probabilmente due santi, probabilmente quello destra è Mosè che riceve le tavole della legge e tutte le figure, le motivazioni e le ragioni della loro rappresentazione rimangono un mistero. Come ad esempio questi interventi che sembrano un attimino più tardi. E questo invece è il lato dove è ancora raffigurata la matrona con altri probabilmente due santi. Qui siamo sul frontale dove appunto c'è la Natività, ci sono due allegorie e a destra e a sinistra raffigurazioni di santi. Un terzetto a sinistra e un terzetto a destra. Nella base gli apostoli, bellissimi. Ci sono ancora le tracce della policromia, cioè della pittura antica. C'è un azzurro blu sul fondo. Quindi bisogna immaginare questo pezzo di scultura completamente colorato. Oggi sarebbe una cosa incredibile. Qui ci sarà stato il Cristo elevato su un seggio, visto che i suoi piedi, quel che rimane della sua figura appunto, sono ad un'altezza superiore a quella degli apostoli. E qui una figura femminile, lo si intuisce dalle calzature, probabilmente ancora la matrona, quindi colei che commissionò il sarcofago e vi si fece raffigurare quasi ovunque. Quindi si tratta di un ulteriore tesoro che Mantova conserva e ha tutti i giorni esposto. Molto comodo, funzionale, alla portata di tutti per questo Natale. La cosa interessante poi è che questo sarcofago appartiene a quel periodo nel quale il Natale doveva sovrapporsi al giorno del Sol Invictus, la festa pagana appunto dedicata alla divinità solare. E Natale per un lungo periodo invece permase, come oggi fanno gli ortodossi, sul 6 di gennaio, che per noi invece ora e da molti secoli è l'Epifania. Semplici, genuini e scolpiti, come questa rappresentazione, Omnia Mantova, quanto la Gazzetta di Mantova, fa gli auguri a tutti i suoi lettori, spettatori. A presto.